Buongiorno amici e amiche, buon martedì 13 ottobre 2020. Leggiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti 37-41. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e nel piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro». 6 anni di sacerdozio sembrano pochi, ma posso garantire che sono sufficienti per averne viste di ogni. Fedeli impegnati in parrocchia che non frequentano il sacramento che ci fa chiesa, l'Eucaristia, ma si preoccupano che tutto fili liscio, che i bambini di catechismo seguano certi programmi di catechesi, che i momenti di preghiera si svolgano secondo schemi che nemmeno la NASA usa per progettare le missioni spaziali, precisioni di ogni genere nello svolgimento delle celebrazioni, e poi, una volta fuori dai contesti ecclesiastici, come se nulla fosse, si piegano ai modi mondani di vivere, senza alcuna carità e testimonianza. Non stiamo qui a giudicare nessuno, se non a fare attenzione. Spesso abbiamo la sensazione che più le cose sono fatte per bene, a puntino, più sicuro sarà il nostro posto in paradiso, perché Dio così ci amerà di più. Ci curiamo di essere splendidi fuori, perché l'esterno si vede, ma non ci preoccupiamo di essere puliti dentro, che non è uno slogan per vendere acqua, ma il richiamo a un altro passo evangelico. Il Padre tuo vede nel segreto, dice Gesù. Curiamo allora la nostra interiorità. L'esterno così brillerà di conseguenza. Buona giornata a tutti.